Significa oggi, se noi siamo una società sviluppata, se noi siamo una società che progredisce, va verso il comfort. A Natale a qualcuno di voi sarà stato regalato il robot che spazza per terra, magari. È un oggetto in questo momento di culto, va bene, ma perché è il progresso, perché è il comfort. Quindi anche quel movimento della scopa, comunque muscolare, comunque di spendere energetico, viene accantonato. Il frullatore sminuzza per noi, le scale mobili salgono per noi, le macchine le abbiamo sotto i sedili tutti quanti a tutti i minuti, ma è la società, è questa società. Ci sono anche i coraggiosissimi che non ne fanno parte o che si oppongono, ma non è la maggioranza. La maggioranza di noi desidera per i nostri figli e per noi un ingresso nella società abbastanza, diciamo, condivisibile, perché spesso non è nemmeno facile fare dei nostri figli dei diversi con scelte più alte. Non è facile, perché i bambini soffrono anche di quella diversità, perché l'appartenenza ritorna ad essere un bisogno fondamentale. In una società dove il comfort è un obiettivo. Comfort significa meno dispendio muscolare. Sviluppo e comfort per una società benestante significa anche disponibilità illimitata di cibo. Oggi, fortunatamente, nonostante il gran parlare della crisi, la maggior parte di noi ha disponibilità di cibo, non deve soffrire la fame. Ma se noi uniamo queste due componenti, più disponibilità di cibo, magari condizioni economiche non così agiatissime, non ci permettono di mangiare sempre in maniera stracorretta, ma sfamarsi anche con la pasta e il pane che costa meno, però la fame non la vogliamo più patire, mi diceva mia nonna, sperando insomma che a noi non capitasse questo. Comfort, l'auto, le scale mobili, il frullatore, vi dicevo prima, creano quella che noi chiamiamo adesso società obesogena, ovvero che genera necessariamente il sovrappeso. Per questo c'è l'idea che ci sia un'epidemia di sovrappeso. Quindi ancora una volta ci tocca a fare un conto, ma se il sovrappeso e l'obesità fossero davvero frutto della cattiva volontà, ci verrebbe da pensare allora c'è un'epidemia di cattiva volontà nel mondo. Tutti si diventano un po' svogliati, non si ha più volontà. Ma non può essere questo. Non può esserci un'epidemia di cattiva volontà. C'è senz'altro una condizione, soprattutto nella società occidentale, di quello che vi sto parlando, i problemi della società non occidentale, dei paesi in via di sviluppo sono ben altri che questi, e mi sembrerebbe offensivo mettermi a parlare di questo nei loro confronti. Ma nella nostra società occidentale questo è il risultato del nostro progresso. Allora che si può fare? Certo che si può fare qualcosa, ma attenzione a quello che facciamo, perché se noi promuoviamo il benessere, dobbiamo tenerci ben lontani dalla discriminazione, dal pregiudizio, dalla vessazione, dalla presa in giro, perché ritorno a dire un concetto molto semplice, l'abbassamento dell'autostima non è benessere, crea malattia. Un bambino per stare bene non dovrà soltanto perdere peso, dovrà essere un bambino che accetta se stesso per quello che è. Perché l'accettazione di noi è veramente il primo passo per stare bene. E non è facile oggi come oggi, perché ci mettono bastoni fra le rose a tutti i minuti. Ripeto, la pulce, c'è un motivo che succede, però è detto un po' internos. Il ragionamento più o meno è questo. Il libro esplora minuziosamente molte delle cause dell'obesità, molti dei pregiudizi più diffusi circa il sovrappeso e l'obesità, l'attiva volontà, la pigrizia, l'ingordigia, l'essere attaccato alla materia. E guardate, faccio un'altra parentesi perché è curiosa. Nell'origine di questo pregiudizio ci sono delle componenti in noi. Alcuni di noi possono sentire veramente una difficoltà nel tollerare persone in sovrappeso. Ripeto, non si tratta di essere cattivi o meno, si tratta di quello che noi abbiamo respirato e percepito, anche nel nostro sviluppo, le informazioni che abbiamo. E voi pensate che il pregiudizio, sulle persone, quindi la condanna delle persone in obesità,
ha una radice cripto-religiosa molto molto forte. Anche laddove oggi ci si proclami liberi da certi dettami religiosi che hanno fatto per secoli, diciamo, la nostra cultura, e quindi la condanna della carne rispetto allo spirito, il peccato, oggi noi diciamo ma siamo abbastanza liberi da questo tipo di gioco. Non è vero, la nostra etica e anche la nostra etica personale è impregnata ancora di quelle che sono le radici che per secoli hanno disegnato ciò che era bene e ciò che era male. E guardate, ci viene implicito a molti la condanna della persona in obesità, perché ci ricorda l'attaccamento, più o meno consciamente, ok? Però nella nostra vita c'è l'attaccamento a questo mondo materiale, che in qualche modo è peccaminoso, perché si scriveva nel Medioevo che le persone pigre non potevano elevare il proprio spirito. Ora noi stavamo, non l'avremmo sicuramente letta, qualcuno di sicuro tra di voi, però, e non ci crediamo. Ma guardate, la nostra etica, il nostro primo giudizio a pelle, risente ancora di questi echi. Siamo disposti a criticare, ad attaccare, a sentire che una persona è sbagliata se troppo legata al mondo materiale. E l'illazione è che una persona in obesità sia per forza legata al mondo materiale. Necessariamente una persona che mangia tanto, che vuole godere della vita. Guardate che i bambini in sovrappeso che sono bambini sofferentissimi, non godono per niente della vita, perché non sempre a misurarsi, come diceva Elisa, con le diete, la mamma, ma il fratello può mangiarlo, te no. Succede nelle famiglie, questo purtroppo perché i nostri mezzi sono quelli che sono, per combattere anche quello che viene fatto nel grande spauracchio, il sovrappeso. Un'altra radice è anch'essa del tutto involontaria. Alcuni di noi sono, ve la dico così in maniera buffa, allergici all'obesità. È spiegato un po' meglio, e cercherò di fare una piccola parentesi per non dilungarmi troppo, però noi abbiamo un sistema di difesa immunitario, biologico, che ci tiene lontano da determinate patogeni, ma che a volte può prendere degli accidenti e si sbaglia, e sono le famose allergie. Io sbaglio, in questo momento sto già sotto antistaminici perché sbaglio il polline di cipresso, che da noi in Toscana un video è pieno, davanti a casa mia si vedono le cipresse, lo sbaglio per una sostanza che possa danneggiare il mio corpo. Cioè il mio sistema immunitario scambia un polline del tutto innocuo per una sostanza che mi danneggia. Attiva l'istamina ed è una festa, immaginatevi, insomma, per cui le allergie sono molto diffuse, per cui sicuramente anche voi conoscete tutto il godere dell'allergia, la rinite allergica. È un errore del nostro sistema immunitario, ma è stato scoperto che non abbiamo soltanto un sistema immunitario biologico, abbiamo un sistema immunitario comportamentale che nei secoli è stato utilissimo, ci ha tenuto lontano da quelle situazioni che potevano essere compromettenti per la nostra salute. Per esempio, una piaga da lebbra ci crea disgusto. Perché ci crea disgusto? A caso? No, è il nostro sistema immunitario comportamentale che ci chiede di allontanarci da qualcosa che potrebbe essere pericoloso. Anche il sistema immunitario comportamentale può avere delle allergie, può prendere degli accidenti. E può sbagliare una forma fisica che non è regolare nella mia mente, cioè una forma rossomonda, per un qualcosa di contagioso. Questo avviene soprattutto nelle persone che magari sono un po' ipocondriache, quindi spesso preoccupate per la salute. Può succedere che sentano, e non sanno nemmeno loro perché non è una scelta anche in questo caso, avversità, disgusto verso una forma di una persona molto grande. Parlare di epidemia mondiale, parlare di contagio, ovviamente non aiuta. Quindi ancora una volta anche le campagne, diciamo, di promozione della salute che sbandierano questi termini, e dall'altra parte, insomma, fanno un danno, aumentano la paura in queste persone e quindi il rifiuto. Sono stati fatti anche in questo caso degli esperimenti, perché il libro che io ho scritto si riferisce a tutte ricerca sperimentale. Dichiarata, comprovata, non ci ho messo niente di farlocco, che ho fatto una scelta anch'io di averlo sentito in questo ramo di ricerca. È stato fatto uno studio che, esponendo le persone a numerose immagini di obesi, di persone in obesità,
associate alla parola epidemia, globesità, tutto quello che poteva esserci, insomma, di patologico, hanno aumentato il proprio livello di intolleranza verso le persone in un test che è facilmente misurabile. Se siete curiosi, potete trovarlo in internet facilmente, potete misurare il vostro pregiudizio, il vostro livello di intolleranza nei confronti delle persone in obesità. Cliccate nel disegno pregiudizio, test pregiudizio ponderale, e c'è anche molti altri tipi di pregiudizio. È un sito molto ben fatto dove potete misurare i vostri pregiudizi. Però anche in quel caso viene utilizzato in ricerca per misurare il pregiudizio delle persone. L'esposizione a questo tipo di campagne crea ancora più distacco, ancora più colpevolizzazione, rifiuto, isolamento delle persone e dei bambini sovrappeso. Questo per dirvi, alla fine del mio ragionamento, che è necessario, sicuramente è presto, ma noi qua in questa sala intanto ci siamo. È necessario cominciare a pensare che forse il problema non è soltanto il peso della persona, ma è quello che la nostra società e la nostra anche micro società, le nostre micro realtà riservano alle persone con anche una caratteristica fisica diversa, come il sovrappeso. Perché sono delle condanne che poi portano queste persone ad un circolo chiuso. Voi immaginatevi che uno dei sistemi, diciamo, compensativi dello stress più diffuso, credo anche in questa sala, si è ricorso al cibo. Vi siete arrabbiati? Siete giù di morale? Qualcosa? Siate il frigorifero, ok? Ancor più una persona iperfagica, portata cioè a un'alimentazione maggiore, ha spesso come strategia di compensazione della tristezza, del rifiuto, questa modalità. Il bambino preso in giro per il suo peso a scuola non si decide a dimagrire, ragazzi, non si decide a dimagrire. Tornerà a casa e per stress svuoterà il frigorifero e magari con le musche anche della sua mamma. Quindi la prima cosa è capire che cosa è sbagliato, e qui io do qualche indicazione ai genitori, agli insegnanti, e poi concludo e lascio la parola agli interventi. Che cosa si può fare, che cosa è giusto fare per non incorrere nell'errore di creare dei circoli viziosi, quindi l'esordio del binge eating, quindi l'abbassamento dell'autostima, la negazione del benessere, tutto questo. Un genitore che cosa può fare quando il bimbo è un bimbo vorace, quando è un bimbo che mangia molto, quando è un bimbo anche se non mangia molto in obesità? Ci sono dei consigli molto pratici e sono questi. Attenzione ad avere il vostro focus sul peso della persona, perché il nostro focus non deve essere sull'estetica, perché se vogliamo fare i nostri figli dei modelli, ognuno è libero di indovinare i figli come vuole, ma in questo caso noi parliamo di benessere, di salute. Allora attenzione, perché il focus non deve essere il peso, perché non è necessariamente un buon indicatore della salute, non è univoco, non funziona sempre. Ci sono persone di sovrappeso con buona salute, ci sono persone magre o diabete. Quindi intanto questo dubbio sul peso uguale cattiva, non è sempre vero. Anche i nostri medici hanno avuto questo tipo di formazione, ma è una formazione vetusta, perché le nuove ricerche sulla genetica dell'obesità hanno portato, e poi c'è molte altre, anche sugli agenti virali, sulla flora intestinale, tantissime ricerche sui neuroni hanno portato tanta nuova conoscenza che i nostri medici purtroppo non tutti hanno. E quindi tendono a colpevolizzare appena vai dal medico, dovresti dimagrire, come se ci fosse una volontà dietro, che spesso non c'è. Alcune volte sì, tengo un po' a dare un cerchio, una volta al cerchio e una alla botte, perché ci sono tante obesità, ripeto, anche quelle della volontà. E poi vi racconto l'ultima cosa della volontà. Primo consiglio, non tenere il focus sul peso, ma sulla salute. Se io miro alla salute, non posso mirare alla salute del bambino sovrappeso soltanto. Se io in famiglia ho un figlio sovrappeso e la sorellina magra, non è che a me mi deve interessare la salute del bambino cicciottello e non degli altri. Allora, una buona dieta, una dieta corretta e il movimento fisico è da consigliare a tutti. Non al bambino sovrappeso perché deve dimagrire. Il bambino sovrappeso deve guardare la propria salute come a tutti gli altri membri. Allora, per primi noi, genitori, ci dobbiamo mettere un po' in crisi. Se io voglio la salute, e la salute arriva anche da una buona alimentazione e dal movimento, la promozione del movimento, dobbiamo consentire che questo avvenga a tutta la famiglia.
Se no siamo selettivi, siamo discriminanti. Lui si deve muovere, lui non può mangiare la pizza, ma gli altri sì. La pizza, scusate, in realtà non fa male a nessuno, però la pastina al fratellino la posso dare, ma quello non è così che funziona. Se noi promuoviamo la salute di tutti, di tutta la classe, di tutti i bambini di famiglia, di tutti i membri di famiglia. Seconda cosa, attenzione a quello che noi crediamo, a quali sono i nostri valori. Perché spesso parlare in maniera superficiale del nostro corpo può dare delle conoscenze al bambino o alla bambina sbagliate. Le mamme che si guardano allo specchio, magari mamme normopeso, che si guardano allo specchio, ah, questi pantaloni mi ingrassano, sento tante anche nostre amiche, insomma. Il bambino ascolta e pensa che quello sia il demonio, cioè il pantalone che ingrassa, allora essere grassi è una cosa. E noi abbassiamo l'autostima e facciamo sentire quel bambino sbagliato. Attenzione a non far sentire i nostri figli guasti, il loro corpo sbagliato, perché è veramente la prima pulce che mettiamo nel minare la loro autostima e il loro equilibrio psicologico. Ci deve premere molto l'equilibrio psicologico di ognuno, dei nostri allievi, dei nostri figli, delle persone che abbiamo intorno. Quindi, possiamo promuovere la salute? Sì, con l'alimentazione, sì, col movimento. Spostiamo la nostra attenzione da un modello di cui ne siamo vittime anche noi, perché siamo cresciuti tutti con la televisione e con questi modelli irraggiungibili che ci trasformano in consumatori perfetti. Spostiamoli in nome del benessere, non perché sia figo o alternativo, in nome del benessere, perché non c'è benessere nella compromissione dell'equilibrio psico di una persona. Sentirsi inadeguati costantemente non è benessere. Movimento. Che cosa faccio fare al mio bambino che si deve muovere, ingrassa? Il dottore mi dice, deve fare sport. E il bambino mi chiede, mi fa l'esonero dell'educazione fisica. E quindi torno all'inizio. Quel bambino è sano. Se non da un punto di vista del colesterolo, sicuramente da un punto di vista però di conservazione della propria autostima. Il bambino è che ti esonera, un bambino, come vi dicevo prima, che sicuramente è preso in giro nello spogliatoio, che sicuramente è preso in giro quando corre, e in quel momento lui non ne può più di quella cosa lì e si sta salvaguardando. Ma allora cosa possiamo fare? Lo segno per forza a calcio? No, probabilmente il calcio è uno sport dove il fisico grosso non ti aiuterà. Da bambino alla scuola calcio si fa un po' di tutto. Si va bene anche il bambino cicciottello, ma nel crescere prima o poi si siederà in panchina, prima o poi si metterà da parte, prima o poi sarai preso in giro e anche lì disistima. Ci sono degli sport, per esempio, e noi sta a noi interessarsi, dove il corpo non è necessariamente un ostacolo. Gli sport acquatici, faccio proprio degli esempi pratici, poi non so se fra di voi ci sono genitori o potete riportare questa notizia a chi interessa. Gli sport acquatici sono particolarmente adatti per i bambini in sovrappeso, perché su una massa più grande, principio della fisica, c'è una spinta idrostatica maggiore. Quindi sono bambini che stanno leggermente più a galla degli altri. Immaginate che la palla a nuoto può essere, per esempio, un vantaggio. Un bambino abituato a portare uno zaino sulle spalle più pesante degli altri è un bambino che svilupperà una muscolatura più forte. Quindi un colpo di gamba, per esempio in acqua, più forte. Un tiro col braccio, più forte. Nella pallanuoto spesso i bambini in sovrappeso sono ricercati nelle squadre dei bimbi, ok? E spesso anche negli adulti, vediamo in molte squadre di pallanuoto ci sono persone grosse, perché questo non compromette la loro sportività, diciamo, la loro performance sportiva, ma gli permette di muoversi, non necessariamente perderà peso, in alcuni casi sì, in alcune delle obesità che ci sono il semplice esercizio fisico riportato nella quotidianità può anche far calare, non è necessariamente quello che succede a tutti. Ci sono delle obesità che non sono controllate dal movimento. Quindi alimentazione sana, movimento sano. Movimento sano non significa che ci si muove molto, significa che mi mantiene la mia autostima, che non mette a repentaglio la mia autostima, il mio benessere, la mia relazione con gli altri. Perché se devo andare in uno sport, in una squadra, per essere preso in giro, è meglio non ci vado. Mi ero promesso di raccontarvi una cosa, ok, poi finisco. Tra le tante obesità, spezzo una lancia per quelli che dicono ma quello l'ha voluto, esiste anche l'obesità volontaria. È un fenomeno recente, soprattutto diffuso in America, si chiama gaining.
ed è un fenomeno diffuso fra i giovanissimi. È un fenomeno